Buongiorno amici, devo andare a Pilates, prepariamoci insieme. Ho finito tra l'altro ieri le prove degli esami per la maturità, quindi adesso sono diciamo un po' più libera fino appunto agli esami, ma devo comunque studiare. E in più stiamo iniziando il trasloco, che è la parte più tragica di questo mese. Vi dico solo che 2 giorni fa abbiamo iniziato a incartare tutte le cose invernali e solo per i cappotti mi sono serviti 13 cartoni enormi, quindi la situazione è più tragica di quello che pensavo. Più che altro sarà molto pesante perché dobbiamo fare 3 traslochi, cioè 3 case, la casa mia, la casa di mamma e papà e la casa di Vale e Loris. Mi devo essere sincera, la cosa che stressa di più è di non aver casa pronta adesso. Ovviamente stiamo dando la precedenza a quella di mamma e di mio fratello, che sono più grandi, io non è che ne ho bisogno da subito. Primo motivo. Secondo motivo, perché ancora deve arrivare il parquet, arriverà a fine mese, quindi dopo fine mese inizieremo i lavori anche da me. La mia necessità ovviamente è quella della cabina armadio, poi la cucina la possiamo fare in un secondo momento, dopo l'estate, magari con un po' più di calma. Infatti per adesso mi sto adattando con un piccolo armadio in casa di mamma. Abbiamo una cameretta anche per me. Le borse le porterò con me, ovviamente, non posso lasciarle sopra senza nessuno, perché comunque la mia casa durante il mio soggiorno sotto dai miei genitori sarà sempre aperta con gli operai. Ho fatto skincare, adesso mi sbrigo a darmi una sistematina, anche perché fra 8 minuti dovrei uscire di casa. Con questo pennarello di Benefit vado a definire la parte iniziale delle sopracciglia, poi con questa tinta barra cera pigmentata vado ad alzarle e riempirle un pochino. E anche di qua, che vorrei andare in quel nuovo posto, come si chiama? Primor. Voglio provare. Poi se trovo qualcosa di interessante e di carino vi faccio un bel haul. Mi ero dimenticata il mio siero ciglia, che adoro. Oggi ho messo questo completino blu perché io praticamente per Pilates metto sempre gli stessi. Non mi sono ricordata che io ne avevo così tanti, cioè li ho di tutti i colori. Ce l'ho rosso, ce l'ho rosa, blu, fucsia, bordeaux. Quindi da oggi sta arrivando anche un po' l'estate, mi vestirò anche per Pilates molto colorata. Tempo che mi è rimasto comunque 5 minuti. Altro mio problema, che ovviamente vabbè, non è un problema, però fa ridere questa cosa, perché quando registro questi Get Ready With Me, io in realtà li registro praticamente ogni giorno, però li registro talmente tanto lunghi, cioè parlo talmente tanto che poi mi scordo di editarli o comunque mi dimentico, non mi va. Ora concludo il mio make-up no make-up con un po' di blush illuminante. Passo poi solo una puntina di questo qua chiaro. Lip Combo, matita di Huda Beauty, la Muted Pink. E poi vado con 2 gloss, uno per scaldare il colore, quindi un aranciato, e poi vado con questo. Solitamente li metto entrambi. Setto solamente un po' la cipria sotto gli occhi e sono pronta per Pilates. Ci facciamo una bella coda. Un bacio!